Allora, ragazzi del By Night, se avete bisogno di organizzare una festa o dovete organizzare, perché no, ve lo auguro, uno spettacolo di qualsiasi tipo, teatrale, musicale, scenografico, eccetera, 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 c'è qui il service che fa per voi, che diciamo ha la possibilità di mettere a vostra disposizione veramente un pacchetto completo, passando dal audio, video, luci e tanto altro ancora, ma non sveliamo tutto. Stiamo parlando di 2.2 Sound & Light, che tranquillamente potrebbe essere un programma radiofonico, suona anche molto bene. Abbiamo con noi l'ideatore di tutto questo, che ce ne parlerà, Federico Millimaci. Buonasera, ben trovato Federico. Buonasera, buonasera. Ho detto bene, l'ideatore, no? E sì, colui che insomma gestisce questa rete? Questa rete, sì. Eh? È iniziato come uno scherzo, un cercare di unire tante piccole realtà, e ci siamo accorti che investendo sul materiale, con i contatti di tutti quanti i miei collaboratori e anche i miei contatti, ci siamo accorti che la cosa funzionava e adesso sta prendendo piede questa nostra attività. Benissimo, allora, siete ognuno di voi un tecnico, come dire, predisposto, preparato per un settore specifico? Tu mi dicevi prima, io in realtà ho fatto talmente tanta gavetta nei villaggi che saprei un po' gestire tutto, però poi quando andate sul posto c'è chi, devo immaginare, chi si occupa delle luci, chi si occupa di gestire insomma tutta l'attrezzatura del palco e chi sta dietro il mixer. Esatto, esatto. Ognuno di noi ragazzi che lavoriamo appunto per la 2.2, ha un ruolo specifico su quello che ci viene richiesto. C'è chi fa luci, c'è chi fa audio, c'è chi è più bravo a fare il DJ, c'è chi è più bravo a montare dei video o a metterli in rete. Ogni componente della 2.2 ha un ruolo specifico e io mi occupo di gestire il tutto, essendo una persona che comunque ha lavorato per tanto tempo in tutti quanti i settori. Benissimo, ecco, come mai questo nome 2.2? Tra l'altro, per chi ci ascolta, è scritto a lettere. Non sì, è scritto 2.2. A lettere, c'è, cioè, il logo che in realtà è un... qualcosa, è tu 2.2? Sì, è un qualcosa che mi porto da moltissimo tempo dietro, perché quando ho iniziato questa sorta di carriera, tra virgolette, sì, facendo il DJ alla tenera età di 14 anni, essendo nato il 2 maggio ed essendo sempre stata una personalità, avendo una personalità molto introversa, mi dicevano... Tu? Sì, io. Ma che dici, scusa? Allora aspetta, mi hai raccontato che hai lavorato nei villaggi, sì, che stai sempre a contatto con la gente, perché adesso stai parlando in radio con estrema tranquillità, con sei introverso tranquillo, però. Sì, sono... Ma adesso cosa sono mi dici mai? Sono diventato una persona estroversa con l'esperienza e con il tempo, ma all'inizio ero molto 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 introverso, e quando stavo in console tutti quanti mi dicevano che ero l'opposto di quello che ero. Ed ecco il 2 rigirato. Guarda, io del mio logo. Ho fatto, devo essere onesto, adesso sono sincero, ho fatto finta di essere stupito da quello che mi hai detto, perché è una cosa che riguardava anche me. È successo, cioè, anche a te. No, è successo anche a me, ero così, poi è successo, ero così. Cioè, sono ancora una persona introversa fuori da qui. Cioè, non sono uno che, come dire, entra, dà confidenza a tutti, parla con tutti, mica vero. Però ecco, quando sto in radio, e comunque la radio mi ha aiutato, no? Come hai detto tu prima, anche a superare questo aspetto. Sì. Quindi non ci ho trovato in realtà niente strano, però appunto ti ho sentito e mi faceva piacere che tu lo sviscerassi, insomma, okay, okay, questo concetto. Quindi bene, bene. E, io prima accennavo al fatto che c'è un servizio veramente completo, è chiaro, audio, video e luci, però mi accennavi che stai pensando anche di mettere a disposizione dell'altro. Perché sì, ad esempio vuole organizzare veramente una festa a sua immagine e somiglianza, sì, un matrimonio, che ne so. Noi della 2.2 ci siamo legati a un altro service, in realtà è un network, che si chiama Sound Implosion, e con il quale le persone che ci chiamano, che ci contattano, noi riusciamo ad organizzare l'evento a 360 gradi. Che cosa significa? Che invece di chiamare più persone per dal food and beverage, tutti quanti i servizi che possono essere presenti ad un evento, quindi una festa, un matrimonio, un party, qualsiasi cosa, noi abbiamo la soluzione giusta. E io mi occupo con la 2.2 proprio del servizio tecnico specifico.
Molto bene, ragazzi, insomma, ve l'avevo accennato, insomma, in apertura che si trattava veramente del service che fa per voi, di tutte le feste, i momenti di aggregazione che si possono curare. Mi ha detto Federico, e lavorate in questo momento molto con i teatri, ho capito bene? Sì, 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 il nostro servizio si fa principalmente nei teatri, perché stiamo investendo sul materiale tecnico che è più presente nei teatri, quindi proiettori, fari, per capirci, sì, in parole povere, degli impianti di diffusione di piccola, media, gittata, quindi non potentissimi, ma qualitativamente molto performanti, e mixer audio, mixer luci, console video, videoproiettori con diverse ottiche, schermi con possibilità di retroproiezione o proiezione frontale. Insomma, abbiamo tutto quanto quello che può necessitare per il teatro. Poi ovviamente non disdegniamo altri eventi, quali possono essere concerti di piccolo medio raggio o insomma qualsiasi cosa. Beh, no, infatti, perché poi immagino che avendo questa diciamo caratteristica di base, questa grande flessibilità, poi, come dire, ci si adatta strada facendo, no? Cercando di capire anche un po' il mercato, quelle che possono essere richieste, perché ecco una cosa importante, tu mi dicevi, avete anche proprio l'attrezzatura, cominciate ad avere anche attrezzatura vostra, prima abbiamo parlato del mix, questo non è da sottovalutare, perché non tutti possono offrire questo. Noi oltre ad offrire il servizio di assistenza tecnica, quindi delle persone che stiano in regia e che seguino lo spettacolo, offriamo appunto anche il materiale per eseguire tutto quanto lo spettacolo. Perfetto. Siamo completi su questo punto di vista. No, queste sono cose, fidatevi, insomma, veramente che fanno una differenza, perché insomma, facendo radio si ha bisogno spesso anche di questi appoggi esterni. Avere veramente un pacchetto così completo, vi assicuro, non è facile da trovare. Ovviamente, ecco, la zona in cui tutto parte e partito è quella di Roma Bracciano, ma come dicevi prima, si può fare, anzi già fai tranquillamente su e giù per l'Italia, quindi in realtà è un servizio che va oltre. Sì, va oltre. L'anno scorso siamo riusciti ad andare anche oltre l'Italia, a lavorare in Slovenia, poi ho avuto molte esperienze anche all'estero, proprio personalmente, andando dalle Maldive all'Egitto, alle Mauritius, insomma ho girato un bel po', e siamo pronti a prenderci tutto quanto. Ah, ok, tutto c'è stato questi punti di sospensione che mi potevo aspettare più. Siamo pronti a prenderci quello che ci spetta. No, è un romanzo criminale. Grande, Federico, grande, mi sei piaciuto. Bene, bene, senti, in questo momento per contattarvi come si può fare? Basta chiamarci al numero di telefono, il 3200377168. Ok. Risponderò direttamente io. Perfetto. O inviarci una mail a fedemilli90@hotmail.it. Perfetto, ragazzi, chiarissimo. Poi ovviamente tutti questi riferimenti potete andarli a prendere anche sulla nostra pagina Facebook, cercando l'intervista a Federico Milli Maci, che ringraziamo. Grazie Federico, grazie, bocca al lupo allora per tutto. Grazie veramente a voi.